partecipi alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, per l'unità del tuo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Seduti in cuore. Maestro.
Della Virgo Fidelis, Maria, diciamola, è come padrona dell'arma dei carabinieri. La scelta della Madonna Virgo Fidelis come celeste padrona dell'arma dei carabinieri è indubbiamente ispirato alla fedeltà che hanno proprio i carabinieri con il motto nei secoli fedele. Questo anniversario comunque ha anche riportato anche un glorioso evento del 1940, del 21 novembre 1941 per la battaglia di Gulqualber in Abissina, Abissina che sarebbe l'odierna Etiopia. Va bene, a questa festa oggi è stato anche il battesimo del gruppo di fatto, del volontariato, dell'associazione locale dei carabinieri di Mercato San Severino. È formato di circa di una quindicina di uomini di ogni elemento, cioè abbiamo i carabinieri giovani e i carabinieri veterani e poi ci sono i veterani dell'arma, quelli che hanno fatto minimo 18 mesi di servizio a finire ai veterani che hanno fatto circa 40 anni di servizio nell'arma dei carabinieri. Poi ci sono anche dei giovani simpatizzanti dell'arma, anzi sono proprio quelli che ci danno una spinta in più a fare questo lavoro. Ci vogliamo dedicare a rendere, non ci sentiamo ancora in pensione e vogliamo dare ancora il nostro contributo, perché la maggior parte di noi si sente ancora all'interno di noi, ci sentiamo giovani di dare il nostro supporto anche all'arma locale, alla comunità. Va bene, ma volete dire qualcosa voi, pure voi, ragazzi? Il gruppo di fatto vuole essere una serie di attività da svolgere poi sul nostro territorio, di attività sociali e di prossimità, sia per le persone anziane che per quanto riguarda i giovani, anche per avvicinare i giovani all'arma, per l'inserimento nel mondo del lavoro. Eppure fare supporti di vigilanza, per esempio atti vandalici nelle villette comunali e in altri luoghi, e quindi anche in raccordo, questo lo faremo poi con la Croce Rossa e altre associazioni presenti sul territorio. Diciamo, le finalità sono quelle di realizzare una rete sociale dove, insieme a Maresciallo Puca, che è il responsabile del gruppo di fatto dell'associazione, e insieme al presidente Maresciallo Rocco Ricci. Grazie e arrivederci. Abbiamo un altro degno operatore del gruppo di fatto, che giustamente lui, come ti senti? Mai di qualcosa? Mi sento ancora giovane, quindi cerco di fare qualcosa per la popolazione di Mercato San Severino e i paesi limitrofi. Principalmente ci basiamo nelle frazioni, perché sono soggette a un po' di più abbandonata, isolamento, e quindi ci impegniamo ancora come eravamo ancora più giovani, quando eravamo i veri carabinieri. Sì, certamente, che prima hai fatto con le altre persone, no? Sì. Adesso per dirgli stai proprio nella tua comunità, dove tu hai vissuto, diciamo, sei nato con i tuoi figli, la tua famiglia, diciamo. Sì, per i giovani, tutto questo, per i giovani sicuramente, che ci avvicinano e contemporaneamente cerchiamo di farli impegnare, di farli stare con noi e non andare, ecco, esattamente come dice il presidente e collega, di fare nel nostro gruppo, sì, esatto, il nostro gruppo è contemporaneo, di farli impegnare a fare cose buone e non farli sbandare, esatto, questo, ecco. Sì, a farli andare sul lato negativo. Come vedete, giustamente qua siamo già un gruppo di tutte le età, dei più giovani e meno giovani, diciamo, ancora lo stesso intento, lo stesso spirito, lo spirito d'animo che ci porta a proseguire su questa strada. Non ho altro da aggiungere, ringrazio tutti quelli che ci stanno vicino, che ci collaborano. Comunque possiamo pure dire che abbiamo fatto un protocollo d'intesa con il comune. Ecco, adesso ho finito di parlare con l'assessore Galiano, che mi ha detto che è quasi pronto, presto ci chiamerà, ci convocherà in sede per poter cominciare al più presto possibile. Ecco, ci vedrete in mezzo alle strade, più presto volete, in mezzo alle strade. Va bene.
e ti sento fuori in scile scala, di corsa senza guardare, e ti vedo tutte le giorni, correrai e va a faticare, a punto di dire giù, è lontano.